Femminicidi, stupri, tratta di migranti, ma anche attacchi informatici. Sono questi, in base ai dati raccolti dal Viminale sulla sicurezza in Italia, i reati che negli ultimi 12 mesi hanno subito il maggiore aumento nel numero di casi. L'emergenza più grande riguarda le donne uccise, spesso ammazzate da persone a loro vicine, mariti, ex fidanzati e amanti respinti. L'anno scorso erano 108, ora 125, ossia più di un omicidio ogni 3 giorni. Ci sono poi i reati legati all'immigrazione, quelli messi a segno dagli scafisti che favoriscono l'ingresso dei clandestini, quasi tutti uomini nel nostro paese, portandoli spesso fino alle acque territoriali italiane oppure sbarcandoli direttamente su alcune navi di Onlus e associazioni varie. Dal 1 gennaio all'11 agosto 2022 di scafisti ne sono finiti in manette 137, un aumento del 41% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E le persone sbarcate grazie al loro intervento illegale sono state 45.664, un aumento del 40,36%. Oltre 6.000 poi sono minori non accompagnati che vengono obbligatoriamente presi in carico, vitto, alloggi, istruzione, tutto, dai comuni. E a proposito di municipi, nei primi 6 mesi di quest'anno ci sono state minacce nei confronti di 300 amministratori locali, di cui 153 sindaci. Il Viminale nella sua relazione ha infine riservato un ampio spazio agli attacchi informatici. Ne sono stati rilevati 8.814 su ben 115.000 alert, il doppio rispetto ai 12 mesi precedenti. Un solo valore di fatto è positivo: se è vero che i reati sono sensibilmente aumentati, sono comunque meno rispetto a quelli registrati nell'era pre-Covid.